Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Potete vedere che abbiamo un barbone che ormai è arrivato quasi ad una settimana. Mi cresce tantissimo, vedete, sui baffi e sul mento. Ragazzi, iniziamo il volo con il pre-barba, poi ci facciamo una chiacchierata, ok? Apothecary 87, l'olio pre-barba, oggi un po' ci vuole perché sto facendo una barba pomeridiana. E quindi mettiamoci un po' di olio, questo buono, insomma, è un olio, per quanto a me non piacciono tantissimi gli oli, ve lo faccio vedere, vedete un po', troppo olioso, è un olio oleoso, non lo so, a me, e poi ha un odore un po' forte, quindi non sono un amante dell'olio, come per barba, preferisco il per barba normale in crema, o in balsamo, massimo anche in gel, però effettivamente però è efficace. Allora, dicevamo, come avete visto dal barbone, c'è un motivo, no, per il quale sono stato un po' lontano dalla rasatura. Vabbè, coloro di voi che si trovano all'interno del gruppo Telegram, che si sono uniti al gruppo Telegram, già lo sanno, è capitato un qualcosina, un problemino a casa, quindi insomma la testa era un po' da tutt'altra parte, quindi perdonatemi ragazzi, ho mandato avanti le rubriche con dei video che avevo già registrato, però do comunque il benvenuto a tutti coloro che si sono uniti al canale, tutti i nuovi iscritti, tutti coloro che si sono uniti al gruppo Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, naturalmente ragazzi, iscrivetevi, e se non siete ancora all'interno del gruppo Telegram, vi lascio il link in descrizione, unitevi anche al gruppo Telegram, dove abbiamo un po' un rapporto ancora più ravvicinato. Ma per cui iscrivetevi al canale ragazzi, perché non immaginate mai, ho visto che l'85% dei video visualizzati sul canale sono di persone non iscritte. E allora che vi costa? Ragazzi, iscrivetevi al canale, lo sapete, dai, fini conti, il modo un po' per ringraziare e per darci una mano, no? Per tutti i creator di YouTube che comunque spendono delle ore a girare e poi a montare i video, la vostra iscrizione per noi è un enorme supporto. Voi immaginate, io sono quasi arrivato ad 8.000, ragazzi, siamo un passo dagli 8.000 iscritti e molto presto ci sarà lo speciale. Che nel gruppo Telegram già si sa quale sarà lo speciale, mentre se non siete nel gruppo Telegram e se quindi non siete mai iscritti, non lo sapete. Ecco, quindi iscrivetevi se volete sapere cosa succederà per gli 8.000 iscritti. Vabbè, pippone off. No, raga, veramente, se vi iscrivete al canale, lo sapete, ci fate un favore, aiutate i creator di YouTube a crescere. E soprattutto per noi è una soddisfazione sapere che i video vengono visualizzati, vengono piaciuti, quindi un like, lo sapete, come lo dico sempre, è sempre gradito, ma se vi iscrivete anche al canale sapete che ci date una mano ulteriore. Vabbè, pippone off, così ve lo risparmio alla fine. Barbone abbastanza lungo, c'è una rubrica che era da tanto tempo che non portavamo avanti, che è quella relativa alla rasatura dal mondo, no? Rasatura con i prodotti dal mondo. Allora ho pensato, avevo questo stick dell'Arco, come vedete ancora non utilizzato, che mi era stato regalato da un carissimo amico, un collega, si chiama Mario, che saluto, grazie Mario, che si serve da un barbiere turco qui a Londra, pieno qui ragazzi di barbiere turche, sono anche molto precisi, molto curati, molto puliti, quindi veramente veramente in gamba, e questo barbiere gli aveva dato qualche stick Arco da provare a casa e lui è stato così gentile da darne uno a me da farmelo provare. Io non avevo mai utilizzato questo sapone, la prima cosa che ho fatto è stata quella di sentire il profumo, e ragazzi, il profumo di questo sapone è identico agli incensi che trovate sulle bancarelle delle fiere, insomma dei mercati rionali, delle feste di paese. Se avete presente quegli incensi molto 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 forti, ecco, il profumo è identico, è praticamente questo, ed ero curioso, dai, di provarlo. E in più vi dirò che questo barbiere ha detto il mio collega Mario di non utilizzarlo in realtà come stick, ma che questo può essere tranquillamente pressato all'interno di una ciotolina e poi prelevato come facciamo con i saponi tradizionali. Vabbè, noi oggi lo utilizziamo nella maniera classica, quindi come stick e via, e quindi poi vedremo magari eventualmente di riversarlo in ciotola.
In chat, nel gruppo Telegram, mi è stato detto: sì, ma tu hai ancora un rasoio da provare. Questo me l'ha detto Massimiliano. E c'aveva ragione, ragazzi, perché abbiamo ancora da provare questo, il Mercur Progress nuovo, immacolato, ancora mai utilizzato. Quale migliore occasione se non quella di ritornare dopo una settimana sul canale con un nuovo video di rasatura, una barba abbastanza lunga ed un rasoio regolabile come questo? Non l'avevo mai utilizzato, tra l'altro me l'avete consigliato sempre voi, il Mercur Progress, che trovo un rasoio bellissimo. Tra l'altro sembra che sia uno dei più efficaci, ok? Lo dico subito anch'io, in molti non piace il finale in plastica che aiuta a gestire la regolazione di questo rasoio, non piace nemmeno a me, però cioè, ragazzi, è questo, è così, ce lo teniamo. Allora, adoro il progetto, quindi adoro avere un rasoio nuovo che però deriva da un progetto vintage, quindi una storia moderna, che è una storia antica ma moderna, un rasoio che quindi è un progetto del passato riproposto in questa chiave moderna Mercur, molto rifinito. Questo rasoio è abbastanza pesantino, molto ben fatto, ci permette di fare cosa, ma la maggior parte di voi sicuramente già lo conoscerà, ci permette di, ve lo faccio vedere qui in macchina, di regolare l'esposizione della lama su circa, sono 5 se non sbaglio, posizioni. Ok, ve lo faccio vedere da vicino. Ecco come si presenta. Vedete, è un pettine, è un rasoio a pettine chiuso. L'ho macchiato un po' con l'olio per barba. È un rasoio a pettine chiuso con queste due scanalature. Vedete, questi due canali di scolo, diciamo, di transito dell'acqua per un risciacquo bello forte, bello completo. Quindi anche abbastanza rifinito come tipologia. Ed eccoli qui, vedete, ci sono dei numeretti che ci permettono di gestire la regolazione. Andando ad aumentare questi numeri, che succede? Andiamo ad aumentare anche, ve lo faccio vedere qui, vedete, l'esposizione della lama, perché si va ad alzare la testina ed ecco che quindi la lama sarà sempre più esposta. Ok, ve lo faccio vedere, adesso lo portiamo alla massima chiusura. Eccolo qui, vedete. Allora, adesso l'ho portato alla massima chiusura, dovrebbe essere a fuoco, sì. Ok, adesso ci montiamo anche la lama, così lo vediamo. Quindi, a cosa può servire? Intanto lo faccio vedere aperto, quindi lo apriamo completamente. Un rasoio su due pezzi, ragazzi, eccolo qui. Guardia di sicurezza che resta in basso. Testa che si svita, vedete, abbiamo questa vite, questo perno bello lungo dove ci andremo ad adagiare adesso la lametta. L'unica accortezza è quella di far combaciare la testa con la guardia di sicurezza quando la andremo a richiudere. Qui c'è, ve la faccio vedere, c'è questa, vedete, questa specie di triangolino, questa specie di freccia, eccola qui, deve combaciare con che cosa? Con una tacchetta che è qui sulla testa del rasoio. Vedete, qui non c'è, mentre qui abbiamo una tacchetta che spero che si veda, si è messa a fuoco, vedete, c'è una tacchettina, e quindi questa è la direzione corretta di riassemblaggio del rasoio. Ok, adesso andiamoci a mettere la lametta. Naturalmente vado ad utilizzare l'ultimo vostok di questo pacchettino, perché essendo un rasoio bello aggressivello, anche perché credo di utilizzarlo sulla terza posizione con la barba di oggi, quindi ci andiamo a montare la lametta e poi dai, iniziamo con la nostra rasatura. Visto che abbiamo trattato, anzi oggi tratteremo due prodotti nuovi, purtroppo non so, mi sono sicuramente dilungato un po', non avrei voluto, ragazzi, purtroppo capita. Due prodotti nuovi, quindi quelli di oggi. Allora, andiamo a verificare dov'è la tacchettina. Eccola qui, la tacchettina è da questo lato e qui c'è il triangolino, quindi noi andiamo a rimontare il rasoio in questo modo. Lo andiamo ad avvitare, ok. Tiriamo tutta giù la lama e sulla posizione 0 dovremmo stare, ecco qui, dovremmo stare su 1, ve lo faccio vedere. Vedete, c'è questo pallino e ci indica 1. Adesso che abbiamo montato la lametta, chiaramente è rimasto, ecco, l'ho provato a stringere un po' di più, ecco, adesso siamo su 1 e possiamo vedere che il rasoio, vedete, è completamente chiuso, quindi lo stiamo utilizzando in questo modo, cioè lo andremo ad utilizzare eventualmente in questo modo con la posizione 1 come rasoio quotidiano, rasoio di tutti i giorni. E la guardia di sicurezza è con un gap, vedete, minuscolo, è veramente ad 1 mm
dalla lama e quindi ottimo come rasoio quotidiano. Barba più lunga, quindi 3, 4, 5 giorni, andiamo ad aumentare il gap, quindi portiamo questo numero, ve lo faccio vedere, portiamo questo, eccolo qua, questo pallino da 1, lo andiamo ad aumentare progressivamente, vedete, e la guardia inizia ad allontanarsi, in realtà è la lama quella che si allontana, vedete, si allontana fino ad aprirsi. Allora, su che posizione lo mettiamo, ragazzi? Io direi di metterlo sulla 3, vista la barba di oggi, quindi posizione 3, vi faccio vedere quindi il gap, allora eccolo qui, pallino a fuoco, eccolo qui, posizione 3, ecco il numeretto, ed ecco il gap quindi che andremo ad utilizzare oggi. Sicuramente un gap già abbastanza ampio, la lama è bella esposta, dovrebbe essere efficace. La lama è abbastanza ricurva, quindi dovrebbe radere abbastanza bene. Allora, via, andiamo ad iniziare la nostra rasatura, ci sono dilungati anche troppo, ma ci tenevo a parlare, almeno a darvi le prime conoscenze di questo rasoio, prime le caratteristiche tecniche, insomma, perlomeno di questo rasoio, ed è perché è uno dei rasoi più ricercati, più acquistati. In realtà si dice che questo potrebbe essere addirittura il rasoio definitivo, no? Ragazzi, mi sto lavando le mani perché questo olio, poi dice perché ho l'olio da barba, perché questo olio non si toglie dalle mani, è una cosa antipatica. E mi faceva scivolare il rasoio, ti dico la verità, scivolava anche adesso per montare la lametta, è una cosa veramente antipatica un po' l'olio da rasoio, è rimasto un po' anche, vedete, sul rasoietto, la prossima volta lo risciacquo prima. Quindi Mercur ha prodotto e continua a produrre questo modello, che adesso andiamo a provare anche noi, e sicuramente è un modello che si può consigliare un po', non dico a tutti, cioè non a coloro che hanno iniziato oggi con la rasatura tradizionale, ma sicuramente che hanno acquisito una certa modalità e che vogliono magari un rasoio definitivo, barba di tutti i giorni oppure barba da 3, 4, 5 più giorni, fino a una barba anche lunga, perché potete portare la lama alla massima esposizione, quindi tagliare via, falciare via il barbone. Allora andiamo a risciacquare il viso e iniziamo a stendere lo stick, a stendere il sapone sulla barba. Ok. Allora, arco, oggi rasatura turca, ragazzi, rasatura turca. Andiamo a tirar via un po' di questo sapone. Uno stick, non ho mai usato uno stick prima d'ora. Mai usato uno stick prima d'ora. Sì, ma ragazzi, comunque la, non voglio dire la puzza, ma l'intensità dell'odore, dell'incenso è qualcosa, mamma mia, ma proprio esagerato, direi quasi, veramente quasi che puzza come sapone, però lo so che... Consistenza dura, pasta molto molto rigida, e andiamo a vedere come si stende in viso. Quindi uno stick che va chiaramente utilizzato proprio come uno stick, quindi ce lo andiamo a... ecco qua, metterlo in questo modo, non so quanto ce ne possa volere. Allora, quando lo andiamo a stendere, praticamente non si vede, cioè non si capisce che abbiamo messo... Gratta pure un po', eh! Io ci metto un po' di acqua calda lo stesso per, andiamo a ammorbidirlo un po', perché è durissimo, anche se credo che si stia stendendo, si stia spargendo, sì, lo vedo adesso. Ci voleva un po' di acqua calda, comunque, un minimo. Ok, dai, non credo che ce ne voglia di più, eventualmente alla seconda rasatura ce lo andiamo ad aggiungere, ma io credo che si andrà a montare tranquillamente. Quasi sembra che non ci sia, vedete, sembra che non ci sia nettamente poco. Cioè, credo che questo stick duri anche abbastanza. Utilizziamo un pennello in tasso, lo strizziamo per bene. La camera è accesa, sì, sì. Oh. E iniziamo il montaggio direttamente in viso. Guardate sì come viene fuori il sapone, ragazzi, fantastico. Beh, comoda come soluzione,
Allora, molto denso all'inizio, quando iniziamo il montaggio, perlomeno è molto denso. Adesso ci aggiungo un po' di acqua, volevo riempire per bene il ciuffo del pennello, ma chiaramente ci vuole l'acqua, guardate com'è asciutto, molto, tanto. Ecco, adesso va molto meglio. Ancora acqua. L'odore forte di incenso si va ad attenuare durante il montaggio. Sì, si è andato ad attenuare tanto. Resta un odore molto forte, ma se vi dovessi dire che è piacevole, onestamente no. Non è una fragranza che mi sta colpendo più di tanto, questa di Arco, però il sapone mi sembra abbastanza buono. Una stesura non rapidissima, è vero che è la prima volta che lo uso, quindi non conosco la consistenza, non conosco la quantità di acqua che ci va, però mi sembra che stiamo raggiungendo un risultato che può definirsi accettabile. Vuole tanta acqua sicuramente. Quindi ragazzi, insomma, spero che le nuove rubriche vi stiano piacendo, le rubriche che ci saranno per tutto il 2021, almeno un po' di materiale ancora c'è. Fatemi sapere nei commenti se proprio dice guarda, però proprio qualcosa che odio di quello che stai a fare, non mi piace per niente, smettila e ne parliamo, Ok, io direi che ci siamo, anche se penso che dalla telecamera non sembri, ma no, ragazzi, è andato abbastanza in profondità. Sì, l'odore è... non è il top, non è il top del top. Quindi proviamo questo Mercur. Anzi, proviamo questo Mercur. Posizione 3, l'angolo, cerchiamo di mantenere un angolo abbastanza aperto, visto che proviamo questo rasoio nuovo, diciamo, per la prima volta. Quindi un angolo più o meno, come sempre, di una trentina di gradi, armato con la Vostok. Con la Vostok, il Vostok è sempre l'orologio, con la Voskhod. Allora ragazzi, la prima impressione è di una scorrevolezza quasi fuori dal comune, che supera di gran lunga l'R41. Vediamo il risciacquo anche. Guardate qui la lavandina. Vedete questi canali come lavorano bene? Guardate che flusso di acqua che creano. Ragazzi, è eccezionale comunque. Davvero. È già liscio qua sotto, imperdioso. Posizione 3, quindi non oso pensare a cosa possa fare questo gioiellino sulla posizione 5.
Mi piace l'impugnatura perché il peso del rasoio non è un rasoio leggerissimo. Guardate nel lavandino, ragazzi, cosa c'è. Fa in modo che non dobbiate fare tanta pressione, quindi è un rasoio anche semplice da utilizzare. Mio ragazzo ha portato via un bel po' di barba, ed è una bella lunga. Qualche difficoltà ce la sto avendo qui sotto al mento, ma adesso lo recuperiamo con la seconda passata. Quindi negli spazi un po' più stretti, subito sotto il naso, perché la testa è bella, vedete, è bella grossa, bella alta. Però adesso recuperiamo con la seconda passata. Per adesso direi che il risultato è ottimo. Adesso mi risciacquo al volo e poi via con la seconda insaponata. Primo risciacquo fatto. Ragazzi, mentre mi risciacquavo, stavo anche pensando una cosa, ma io l'ho utilizzato in posizione 3 con la barba abbastanza lunga, ma vorrei fare una prova che non so se qualcun altro, magari qualcuno di voi, abbia anche fatto, cioè di cambiare l'impostazione in corso d'opera. Cioè, chiaramente io adesso non ho più una barba da livello 3, quindi voglio provare a fare una cosa in modo tale che durante questa nostra veloce recensione, primo utilizzo, possiamo anche andare a vedere un'efficacia anche su più livelli. Quindi da 3 io adesso vorrei passare al 2, anche se potrei addirittura azzardare l'1, visto che adesso sono quasi ad una rasatura quotidiana. Però proviamo adesso allora a spostarlo sul livello 2, quindi andiamo ad abbassare ancora di più il gap, vedete, della lama. Adesso vedete si è abbassato. Quindi procediamo con la seconda insaponata e proviamo questo nuovo gap. Allora, questo arco innanzitutto praticamente si è andato a consumare, quindi nel pennello non ce n'è più. Io non so se questa è una cosa che si può fare, perché credo che sarebbe meglio utilizzare il sapone che è già all'interno del pennello, ma non c'è più, quindi lo devo riprendere. Adesso sicuramente voi conoscete l'arco meglio di me. Ecco, adesso si ragiona, adesso abbiamo di nuovo un insaponato, visto. L'acqua intanto mi diventa subito ghiacciata. Ragazzi, in quell'onda sta facendo molto freddo, quindi l'acqua, se vedete che la lascio scorrere, non è perché sono uno sprecone, ma perché mi diventa subito ghiacciata. Ok. Quindi sì, fondamentalmente non credo che ci sia bisogno di lasciare il rasoio su posizione 3 o 4 se abbiamo la barba lunga, ma alla seconda passata credo che si possa tranquillamente andare a variare il gap della lama, no? E portarlo ad un livello più gentile, perché andarci ad irritare inutilmente. Ok, è anche molto più carica di acqua questa seconda insaponata, quindi credo che andrà anche meglio. C'è rimasto stavolta un po' di sapone per le eventuali riprese finali. La prima cosa che ho notato è che chiaramente è diventato molto più gentile rispetto a prima, la lama si sente molto molto meno, e credo che la variazione in corso d'opera sia buona da fare, insomma. Effettuata. Adesso andiamo a vedere in che condizioni siamo, se c'è ancora bisogno di
fare qualche passaggio. Allora, il mento è liscio, la zona baffi liscia. No, ragazzi, veramente ottimo. Sono completamente e totalmente soddisfatto di questo rasoio. Efficace quando serve, gentile quando serve, tutto in un unico attrezzo. Veramente buono, ragazzi, incredibile, non l'avrei mai creduto. Gentile, non irrita. Abbiamo falciato via con una passata la barba di quasi una settimana e rifiniture invece molto più gentili, portandola alla metà a 2. Veramente buono. Adesso ci risciocchiamo, veloce passaggio del lume di rock e poi after. A dopo. Ragazzi, la struttura è veramente confortevole, veramente veramente tanto. Vi ringrazio per avermi consigliato questo rasoio che, devo ammettere, potrebbe diventare un rasoio definitivo. Che effettivamente, nel momento in cui noi possiamo andare a decidere quale profondità di taglio in base al tipo di barba che abbiamo, ragazzi, la lume non brucia nemmeno per niente, quindi vuol dire che il rasoio è stato anche abbastanza gentile. Sentite, non abbiamo, un po' nell'occhio, non abbiamo nessun rimasuglio di barba, però un po' di lume lo volevo comunque passare, visto che la barba era una bella barba di 7 giorni. Scusatemi se il video di oggi è venuto un po' più lungo, però abbiamo provato 2 prodotti, quindi ci siamo un po' soffermati, un po' sul sapone, un po' sul rasoio, soprattutto su questo rasoio, perché è un rasoio che andrei a consigliare indubbiamente subito, magari anche dopo il passaggio alla rasoio, per il passaggio alla rasoio entry level, no? Quindi un eventuale Wilkinson Classic metallo in plastica, Edwin Jagger D89, King Camp Gillette, quindi come primo rasoio. Se come secondo rasoio, solitamente io consiglio il Mercury 37C, devo ammettere che questo potrebbe essere poi un ottimo terzo rasoio e probabilmente anche ultimo, perché credo che vada benissimo anche per i più esperti che magari vorrebbero utilizzarlo direttamente a livello 3, livello 4. Io credo che questo a livello 4 sia, anzi anche a livello 5, guardate un po', sia, guardate un po', bello aperto, tanto, guardate un po', che gap riesce a restituire a livello 5, c'è la lama, completamente aperto, cioè si vede proprio ad occhio nudo la differenza, è eccezionale, ottimo, veramente veramente ottimo. Ok, al lume di rock adesso lo andiamo a risciacquare e passiamo all'after, ragazzi, che vista la profumazione un po' intensa, un po' non tanto gradevole, ho pensato di utilizzare il lime di Pinot, lime sec di Pinot, per avere una profumazione al limone che vada un po' a togliere questo forte di questa specie di incenso. Mamma mia, ragazzi, la profumazione di questo arco rimane addosso sia dopo il risciacquo pre-allume di rocca sia dopo il risciacquo post-allume di rocca. Ha riempito proprio la pelle, le mani, dappertutto sto odore di incenso. Passiamo al limone, limone, limone. Andiamo di Pinot al limone. Oh. Ecco qua. Ecco, ora un po' meglio. La formazione del Pinot al limone. Mi piace. Come detto, ragazzi, naturalmente in descrizione vi lascio il link a tutti i prodotti che abbiamo utilizzato, soprattutto, devo ammetterlo, soprattutto al rasoio, ragazzi, perché il rasoio è veramente buono. Se già avete una buona dimestichezza con la rasatura e state pensando a quale rasoio farvi regalare oppure acquistare per la vostra collezione per fare un upgrade, sì, fate un pensiero a questo Mercury Progress. C'è qualcuno che dice che dopo il Progress c'è il Future, che è ancora più aggressivo di questo, ma io credo che questo sia già abbastanza per radere barbe lunghe e rate barbe quotidiane. Ok, rasatura super liscia, benissimo,
confortevole, rasoio che scivola, sapone si è comportato bene, perché abbiamo quasi sempre parlato del rasoio, il sapone si è comportato benissimo, mi è piaciuto, monta velocemente, tolta la profumazione, mi è piaciuto, monta velocemente, non ho capito se è stato un mio errore quello di dover riprendere per la seconda insaponata di nuovo lo stick, ma effettivamente, guardate, anche adesso il ciuffo è praticamente vuoto, non c'era rimasto più nulla, e non credo di averne messo poco, perché insomma ho messo anche abbastanza. Vabbè ragazzi, il video è già stato abbastanza lungo, sono sicuro, lasciatemi nei commenti tutto quello che pensate di come si è andata la rasatura di oggi, cosa pensate della rasatura turca con arco, cosa pensate della rasatura con il Mercury. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao!